Confermata la condanna a 30 anni di reclusione per Amin Nassul, il marocchino clandestino trentenne accusato di aver ucciso con un coccio di bottiglia fuori da un locale ternano nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2015 il 27enne ternano David Raggi. A confermare la condanna oggi la Corte d'Assise d'Appello di Perugia. La Corte, per decidere, si è chiusa in Camera di Consiglio per poco più di un'ora. La condanna, di primo grado, fu inflitta dal Tribunale di Terni con rito abbreviato il 29 settembre 2015. Accolta dunque la richiesta delle parti civili, la famiglia Raggi e il Comune di Terni, formulata stamani in udienza. Giancarlo Costagliola, sostituto procuratore generale, aveva invece chiesto la riduzione della pena a 18 anni, escludendo l'aggravante dei futili motivi. Siamo rimasti sorpresi dalla richiesta della Procura Generale, commenta, udienza conclusa, Massimo Proietti, il legale della famiglia Raggi. Alla fine però è stata confermata una sentenza molto equilibrata, siamo molto soddisfatti. In aula stamani, oltre all'imputato, c'era anche un nutrito gruppo di amici di Raggi e alcuni familiari, tra cui il fratello Diego, in lacrime al momento della sentenza.